Questa trasmissione è offerta da Comitato Regionale delle Pro Loco. Torna Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità del territorio. La 16ª edizione si terrà dal 13 al 14 e dal 19 al 21 maggio a Villa Manin. ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presenta Caccia alla Favola con Carlo Tullio Altan a Villa Manin. Alfa Serramenti, da 35 anni il partner ideale per forniture e posa di finestre, infissi, porte, verande e altri complementi d'arredo in Friuli e nel Triveneto. Alfa Serramenti, in Viale Venezia 185 a Codroipo. Tutto pronto per la 16ª edizione di Sapori Pro Loco, questa incredibile kermesse che presenta al meglio delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, le loro eccellenze, i loro piatti tipici, i loro eventi. Walter Pezzarini è presidente della Unione Regionale delle Pro Loco, un'edizione questa in che cosa si caratterizzerà? Ormai è una consuetudine quella di presentare il meglio della produzione enogastronomica della nostra regione nel sito storico di Villa Manin. Questa manifestazione arriva alla 16ª edizione, è cresciuta anno dopo anno in qualità, in proposte e in numero di visitatori. Partiamo sabato pomeriggio, poi domenica, poi l'altro weekend. 38 le Pro Loco del nostro territorio presenti a Villa Manin, dalla Carnia alla Pedemontana Pordenonese, alla zona collinare, al Basso e Medio Friuli, che presentano 92 piatti diversi, piatti tipici della nostra regione. Vedi il prosciutto, vedi i chiassons, vedi altri prodotti tipici come la pittina, ma anche piatti particolari come i tortelli alle erbe, le crespelle alla farina di castagne o altri piatti, per un percorso di degustazione che il visitatore può fare a Villa Manin. Confermata poi anche l'enoteca regionale, 32 aziende presenti con 40 tipologie di vini diversi, data in gestione alla Pro Loco di Buttrio e di Bertiolo, che sono quelle due realtà che realizzano sui loro paesi e due eventi enologici molto importanti. Poi la birroteca, dopo l'esperienza molto positiva dell'anno scorso, 7 birrifici regionali che presentano 12 tipologie di vino. Debutto quest'anno della gelateria a marchio Acqua, una gelateria con la collaborazione dell'associazione gelatieri della nostra provincia. Poi eventi collaterali, concerti musicali, incontri. Poi 18 Pro Loco che presentano prodotti a marchio Acqua. Questo è un salto di qualità molto importante, a conferma poi della collaborazione che c'è e continua a esserci con l'ERSA. L'ERSA avrà uno stand dedicato, saranno una serie di incontri nello spazio che è allestito al centro del prato di Villa Manin, incontri sulla presentazione degli oli, sulle degustazioni dei vini, sui formaggi. Ci saranno poi due laboratori per fare il formaggio e poi animazione per bambini anche, sia il primo weekend che il secondo weekend. Molto interessante quello del secondo weekend, una collaborazione con il CTA di Gorizia, dove saranno realizzate nel parco dietro la villa dei percorsi di animazione per i bambini con il vignettista Altan. Anche questo un salto di qualità. Tante le novità, Presidente, ce le ha iniziate a svelare. Anche per quanto riguarda le date, si è deciso di ampliare l'offerta, vista anche la grandissima partecipazione che hanno dopo
anno si presenta a Villa Manin? Sì, abbiamo confermato due weekend e noi contiamo di avere molti visitatori, abbiamo già diversi che ci telefonano da fuori regione, abbiamo un pullman che arriva dal Piemonte, altri che arrivano anche dalla Sicilia. Quest'anno avremo durante il secondo weekend il Consiglio Nazionale delle Proloco d'Italia, perché il Presidente Nazionale nuovo, che è un siciliano, ha voluto portare gli altri colleghi presidenti non solo a degustare i nostri prodotti tipici, ma a vedere come si organizza, come è realizzata, come è costruita questa grande manifestazione che ormai è conosciuta a livello nazionale. Poi il secondo weekend avremo una decina di tour operator in collaborazione con la Promo Turismo per venire a vedere la manifestazione in modo da inserire nei pacchetti turistici nel prossimo anno delle visite a Sapori Proloco della gente che viene a visitare il nostro Friuli. Quindi una promozione integrata dei nostri territori, delle nostre specialità. Presidente, questa è la vetrina delle Proloco, soprattutto la loro festa, il loro modo di potersi mettere in mostra al grande pubblico, ma quanto è difficile oggi fare Proloco in Friuli Venezia Giulia? Diciamo che prima di tutto desidero ringraziare tutte le Proloco e tutti i volontari che sono dei professionisti dell'accoglienza, della preparazione. È difficile perché viviamo momenti particolari, ma noi diciamo che andiamo controcorrente perché vogliamo che le nostre comunità siano unite e vogliamo portare i visitatori a visitare il Friuli, a prendere contatto con i residenti. Sergio Bolzonello, vicepresidente della regione, a Villa Manin non si dovrà mancare, perché in due weekend si potrà assaggiare, degustare il meglio di quanto la nostra regione propone nel mondo. È veramente una grande festa di popolo da un lato, una grande festa per l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia attraverso il nostro sistema delle Proloco, questo grandioso sistema di volontari che hanno a cuore il proprio territorio, il proprio comune, la propria regione, che sanno valorizzarlo al meglio, che riescono a guardare al futuro in maniera importante con positività, proponendo ai nostri ospiti che arrivano proprio i nostri prodotti, prodotti di qualità, prodotti in grado di dare gusto, olfatto e quindi dare ai sensi dell'uomo i migliori stimoli, e questa è una cosa importantissima. Ha parlato di Proloco, dell'importanza che rivestono nel tessuto sociale della nostra regione, Proloco che scontano diverse difficoltà burocratiche. Che cosa si può fare per dar loro una mano? Per dar loro una mano, il tema è cercare di avere sempre meno vincoli da un lato, però questo si scontra con il fatto della sicurezza, perché è chiaro che deve esserci anche la sicurezza per quanto riguarda la parte di questi volontari che sono impegnati nel lavoro quotidiano, e se succede qualcosa e non è stato fatto a monte saltano assicurazioni, quindi c'è un problema di sicurezza da un lato e quindi va mantenuti alcuni livelli, mentre dall'altro ovviamente c'è la necessità di avere qualche carta in meno, cercheremo di farlo. Marco Specia è segretario della Associazione Regionale delle Proloco. Abbiamo iniziato a capire che questo duplice evento, questo duplice fine settimana di festa a Villa Manin racchiude davvero momenti e appuntamenti di ampio respiro. Partiamo per esempio dagli spettacoli. Che cosa è previsto? Allora, degli spettacoli partiamo con sabato 13, in cui ospitiamo una tappa della settimana della cultura friulana in collaborazione con la società filologica. Avremo lo spettacolo Gnotte di Folklore, dove si esibiranno sul palco di Sapori Proloco vari gruppi folcloristici della regione. Poi domenica 14 spazio a blues, jazz e swing con la Gone with the Swing Band di Cormons, e per andare al secondo fine settimana, dove sabato 20 ospiteremo Percotto canta in tour che celebrerà i 30 anni di questa associazione insieme alla sua band live da Sapori Proloco, e gran chiusura con FVG Gospel Choir domenica 21 alle 21. Naturalmente l'occasione per venire a Sapori Proloco è anche quella per andare a visitare Villa Manin e alcune mostre e rassegne che avete predisposto collateralmente. Sì, Sapori Proloco è un'occasione perfetta ovviamente per fruire di quelli che sono i patrimoni anche ambientali, ambientalistici del Medio Friuli, quindi spazio per visite guidate con guida naturalistica all'interno del parco di Villa Manin, come anche al parco delle Risorgive Medio Friuli. E poi all'interno del parco da quest'anno abbiamo previsto anche delle attività per bambini con delle rappresentazioni teatrali curate dal CTA di Gorizia.
Per quanto riguarda invece i prezzi, si sa che a Villa Mannina si va a degustare incredibili eccellenze della cucina, delle Proloco della nostra regione, e anche in maniera consapevole e ecosostenibile. Sì, Sapori Proloco nasce con una forte attenzione all'ambiente, perciò tutto quello che trovate a Sapori Proloco è realizzato anche a livello di stoviglieria in materiale biodegradabile, e tutto ciò che non è biodegradabile è ovviamente riciclato con un partner che ci segue per questo tipo di attività. E poi Sapori Proloco si conferma una manifestazione con particolare attenzione verso quello che è l'aspetto anche economico, nei confronti di quelli che sono i visitatori principali, cioè le famiglie. Tutti i piatti, tutto quello che degustate a Sapori Proloco va da 1 euro a 4,50 euro al massimo. Daniele D'Amele è il direttore della promozione per l'ERSA, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, che a Sapori Proloco non poteva non esserci con i suoi stand, le sue iniziative, la sua promozione e soprattutto il marchio acqua. Sì, soprattutto il marchio acqua è la cosa più importante, quest'anno peraltro con le Proloco coinvolte, interessate al discorso dei produttori di marchio acqua, agricoltura, qualità, ambiente. Ma poi oltre a questo abbiamo gli oli, abbiamo i vini, le birre, abbiamo il formaggio, quindi abbiamo tutta una serie di degustazioni e di approcci al vino, in questo caso alle birre, quindi a quelli che sono i prodotti più eccellenti e tipici locali del Friuli Venezia Giulia. Sotto la direzione dell'assessore Sciauri e del direttore generale Stefanelli abbiamo approntato un programma per cui verrà anche spiegato a chi interverrà che cosa sono questi prodotti e come degustarli al meglio. Naturalmente un'occasione unica per far conoscere tanti piccoli produttori che finalmente si sono riusciti a mettere in rete. Soprattutto sono riusciti a fare sinergie, a mettersi in rete, a collaborare e operare insieme, e direi molti di questi sono sotto l'egida del marchio di qualità della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero del marchio Acqua, agricoltura, qualità, ambiente. Molto singolare questa iniziativa del birrificio, perché sappiamo che sempre di più le birre artigianali stanno prendendo piede in regione. Assolutamente, senza nulla togliere i vini che sono da sempre a livello eccezionale, primi nel mondo, io dico, i vini bianchi in particolare del Friuli Venezia Giulia, e certamente abbiamo una crescita esponenziale anche delle birre. Anche in questo caso si tratta di un approccio, di una degustazione, di un assaporare appunto le varie birre artigianali. Per quanto riguarda invece il Montasio, sappiamo che è un altro marchio forte, fortissimo della nostra regione, che cosa ci aspetterà? Beh, per quanto riguarda il Montasio, anche qui degustazioni, anche qui la possibilità di capire come viene realizzato il formaggio Montasio, che è conosciuto in tutto il mondo e che assieme ai nostri vini, prosciutto di San Daniele, a tutti i prodotti del marchio acqua, ai nostri oli, produzione ovviamente più limitata ma certamente di livello, fa conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Graziano Ganzite, assessore alle attività produttive e alle politiche comunitarie del comune di Codroipol, territorio che ospita Villa Mannin, e naturalmente farete gli onori di casa per questo grande evento di Sapori Proloco che anno dopo anno porta davvero tantissima gente a Codroipol. Sì, per me è l'esordio come assessore, ma ho sempre nel territorio, ho sempre vissuto, di conseguenza ho seguito l'evoluzione. In questo momento come assessore mi permetto di spingere ancora di più questa centralità di Villa Mannin sul territorio, in quanto deve coinvolgere il Medio Friuli, e anche, diciamo, per la mia storia personale, per quello che è l'aspetto che intendo spingere e sviluppare sulla sostenibilità agricola, questa manifestazione è il top che si può immaginare, è come la notte degli Oscar per gli attori. Allora, l'attore protagonista domani sarà l'agricoltore che dovrà fornirci questa qualità. È un compito, diciamo, che mi accingo a fare anche su delega dei sindaci della zona, che mi hanno dato questa delega tecnica sul PSR, sui regolamenti di polizia rurale, queste cose qua. Ed è sicuramente Sapori Proloco sarà quella kermesse che ci lancerà veramente anche a essere attori protagonisti sulla scena del prossimo tempo. Ma Villa Mannin che cosa significa per Codroipol anche in chiave futura? Come la volete identificare nelle vostre progettualità? Sì, Codroipol è stata sempre considerata un po' la frazione di Passariano, perché era conosciuta Villa Mannin ma non era conosciuta Codroipol. Ora noi abbiamo, per esperienza che abbiamo fatto anche col concorso internazionale di attacchi,
una peculiarità immensa nel territorio che abbiamo. Di conseguenza Villa Manin è sì centrale, ma deve diventare centrale il comune. Il comune, essendo anche capoluogo del Medio Friuli, deve diventare centrale a una zona molto più vasta. Ecco allora che anche il mettersi assieme, lavorare assieme diventa automatico. Quando tu hai una progettualità. La progettualità di oggi è quella di riportare Codroipo al centro, diciamo, del Friuli, del Medio Friuli, e Villa Manin naturalmente il cuore pulsante di Codroipo. Questo è un... Per ospitare eventi, ma non solo. Sicuramente, perché in fondo se noi pensiamo alla Villa Manin, come è nata, cosa ha gestito nella storia, cosa ha avuto, quanta gente anche ha sofferto lavorando e mantenendo questo grande patrimonio. Non possiamo dimenticare che tutta questa storia noi dobbiamo utilizzarla per le generazioni future. Antonio Giuse, il direttore per conto di Airpac di Villa Manin, da sempre voi mi mettete a disposizione i vostri splendidi spazi per questo evento, ma non solo, un rapporto, quello con le Proloco, molto molto foriero e di buoni successi. Sì, noi non ci limitiamo ad ospitare questa manifestazione, siamo molto felici che gli ospiti, i visitatori, i consumatori visitino anche la Villa Manin, quindi proponiamo il parco e proponiamo anche mostre, spettacoli nei luoghi che sono deputati a questo, al progetto culturale della Regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, a proposito di questo parco che molti non conoscono, che cosa in queste giornate si potrà venire a scoprire? Sì, il parco è grande, è di 18 ettari. Come l'abbiamo riempito di contenuti? C'è Altan, ecco, facile da ricordare, il nostro artista, illustratore, ha realizzato per noi nell'ambito del parco un percorso, la manifestazione si chiama Caccia alla Favola e ci sono delle attrici del CTA, che è specializzato in questo settore, che accompagnano i visitatori, famiglie, quindi anche bambini. Per quanto riguarda invece le rassegne che continuate ad ospitare, un'occasione per prendere due piccioni con una fava. Sì, allora noi abbiamo una mostra, più piccola delle mostre che ospitiamo di solito, perché in questo momento la villa è in fase di ristrutturazione. Comunque è una bella mostra fotografica di Andrea Pertoldeo che si intitola Blue Dust, quindi i visitatori di Sapori Proloco potranno vedere questa mostra. Lucio Zamovic, sindaco di Manzano, anche voi sarete protagonisti a Sapori Proloco, in che maniera? Buongiorno a tutti i telespettatori, il Comune di Manzano, anzi la Proloco di Manzano assieme a Italian Chair District sarà presente a questa kermesse enogastronomica, quindi una bellissima vetrina di quelle che sono le eccellenze friulane con un'eccellenza del territorio, le sedie. Delle aziende del territorio hanno aderito con entusiasmo a presentare dei loro prodotti che saranno presenti per allestire la sala riunione, la sala delle presentazioni di tutte le feste, e quindi vi siederete e ci siederemo e tutti gli ospiti si siederanno sulle eccellenze numero uno del Friuli Venezia Giulia, la sedia. Quanti saranno gli operatori protagonisti e che cosa auspicate attraverso questa sinergia con le Proloco? Benissimo, sono 7 le aziende che hanno aderito, sono le aziende massime rappresentanti di quella che è l'eccellenza mondiale, perché tantissime sono presenti nell'Arredo Casa, tantissime nel Contract, quindi devo dire che oggi i più grandi teatri, ristoranti, le navi, orgoglio anche, un altro orgoglio del Friuli, che vengono costruite a Monfalcone. Porteremo per queste sedie per mostrare a tutti cosa siamo capaci di fare dopo un periodo un po' difficile, come ancora il distretto è vivo e presente sul territorio, e quindi sarà una vetrina importante. Thank you.
Questa trasmissione è stata offerta da Comitato Regionale delle Pro Loco. Torna Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità del territorio. La 16ª edizione si terrà dal 13 al 14 e dal 19 al 21 maggio a Villa Manin. ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presenta Caccia alla Favola con Carlo Tullio Altan a Villa Manin. Alfa Serramenti, da 35 anni il partner ideale per forniture e posa di finestre, infissi, porte, verande e altri complementi d'arredo in Friuli e nel Triveneto. Alfa Serramenti, in Viale Venezia 185 a Codroipo.